Noi siamo convinti che questa sia una battaglia di civiltà, anche perché, e questo è un tema che io soffro terribilmente, l'approccio proibizionista porta anche a delle pratiche che sono assolutamente inconcepibili in un paese che si possa definire civile. Penso a quando si entra nei licei con i cani antidroga, quindi su dei ragazzi sempre spesso minorenni si getta uno stigma, perché poi c'è lo stigma dello spacciatore, che è uno stigma che in quell'età è difficilissimo poter gestire anche dal punto di vista emotivo. Penso a chi subisce questo genere di situazioni in piccoli centri, in luoghi in cui poi ti additano come lo spacciatore. Quando questo avviene a quell'età è un po' come penso alla sociologia quando parla della profezia che si autoadempie. È difficile che quel ragazzo si possa liberare facilmente di quello stigma. Cosa c'è che non va nell'attuale legge? Una legge proibizionista che punisce i piccoli consumatori, che purtroppo si abbatte anche sui tanti malati che avrebbero bisogno di questa sostanza per poter in qualche modo soffrire di meno. Io penso sempre a Walter De Benedetto quando scrisse al Presidente della Repubblica dicendo il dolore non aspetta. Si abbatte anche sui giovani imprenditori che avrebbero magari potuto in questo paese fare impresa attraverso questo genere di coltivazione e quindi ottenere anche di poter rimanere qui, di non dover andare altrove. Tantissimi sono i giovani italiani che poi aprono queste attività in altre zone d'Europa, perché in Italia è sempre osteggiato questo tipo di è sempre osteggiata questa coltivazione. Ci sono una serie di proposte di legge in Commissione Giustizia, dalla prossima settimana dovrebbero riprendere a discuterne, ne discutessero, ma non per perdere tempo, ma per arrivare a una decisione finale che, qualsiasi sia, visti i numeri che ci sono, anche se la Lega fa parte della maggioranza, potremmo fare un passo avanti rispetto alla legge attuale. Ecco, il secondo punto è cosa si potrebbe fare di qui alle prossime settimane. Sicuramente legalizzare, o meglio togliere, tutte le sanzioni amministrative e penali per la coltivazione domestica. Chi coltiva delle piante, indipendentemente dal motivo, perché ormai insomma diciamo la cura, l'autocura, anche il fatto di rilassarsi può essere inteso come un benessere che può essere equiparato a un trattamento diciamo a livello sanitario. Ecco, questo non deve portare la gente all'interno del circuito penale. Poi chiaramente ci sarebbe da insistere perché dopo la decisione delle Nazioni Unite del dicembre del 2020 la cannabis non è più una sostanza controllata. Allora, se non è più controllata a livello internazionale, a livello nazionale vanno ulteriormente rilassate le pene. Ma noi non possiamo accettare che non si possa intavolare un dibattito leale, un dibattito scevro da ogni matrice ideologica, per provare a trovare delle soluzioni che ci possano consentire innanzitutto di togliere spazio alle mafie. Questo non lo diciamo noi, lo dice il procuratore nazionale antimafia, che questo mercato è un mercato che non va mai in crisi e che è in mano alle mafie, e della possibilità di evitare che i giovani si rivolgano al mercato nero, perché in quelle piazze avviene poi il contatto con persone pericolose che possono magari poi indurli a delinquere o a passare ad altro. Quindi con un'attenzione dello Stato ci sarebbe la possibilità di ottenere posti di lavoro, di creare posti di lavoro, di controllare la qualità delle sostanze, di evitare a tutti coloro i quali utilizzano la marijuana a scopo terapeutico di fare la vita che fanno.